Allora, questo progetto è nato all'inizio di quest'anno, a febbraio più o meno, quando mi si è rotto un cellulare che avevo da anni, un Nokia, finalmente ho potuto cambiarlo, e ho comprato un telefono smartphone. Uno smartphone, come forse sapete, è sostanzialmente un computer, prima ancora che un telefono. Fa anche il telefono, ma è soprattutto un computer, dotato di una sua CPU abbastanza potente e dotato della capacità di essere programmato. Quindi ovviamente mi sono messo a programmare qualcosa di mnemonico. Nel fare questo mi è venuto in mente un programma che forse ricordate, che era stato fatto da due americani del NASA, che si chiamava Dialys Companion, un programma DOS, che forniva sostanzialmente le effemeridi solari per qualunque ora e giorno dell'anno, insieme ai parametri tipici che possono servire a un mnemonista. Devo anche ricordare che gli smartphone sono normalmente dotati di sensori che permettono di relazionare il programma che viene sviluppato con l'ambiente esterno, quindi si presta particolarmente, come vedremo, ad applicazioni di tipo mnemonico. E questi programmi si chiamano app, come abbreviazione di applicazioni, e sono distribuite tramite dei siti che sono per Android, che è il sistema operativo di cui stiamo parlando, sono distribuite tramite un'applicazione essa stessa che si chiama Play Store, che è di solito presente su tutti i telefoni e dispositivi Android. Io ve lo faccio vedere in tempo reale, visualizzando sullo schermo quello che si vede sul telefono, che è questo. L'applicazione, quella che vedete, si chiama Sole Tundra, la lancio. Ingrandisco la finestra. Allora, l'applicazione è fatta di due campi. Un primo campo in alto, che sono le prime due righe, dove vedete l'ora corrente e la data, e un'informazione sotto che poi vi spiego. E poi c'è un campo sotto che è scrollabile verticalmente, su cui ci sono una lunga serie di informazioni. Le prime due righe, come dicevo, contengono informazioni di ora e di data. E qui devo aprire una parentesi. Il sistema operativo Android purtroppo gestisce il tempo in malo modo, nel senso che non permette all'utente di impostare i secondi. Questo significa che quando voi impostate l'ora sul dispositivo, impostate ora e minuti, i secondi non li vedete. E i secondi continuano a viaggiare, quindi per bene che vada riuscite a impostare l'ora con una tolleranza di più o meno 30 secondi, se siete fortunati. 30 secondi per l'applicazione mnemonica possono già essere anche tanti. Ho risolto il problema facendo in questo modo, ho fatto in modo che l'app si colleghi a una rete che esiste, una rete mondiale di clock atomici, che tramite la rete rendono disponibile l'ora esatta, tramite un protocollo che si chiama NTP, e mediante questo protocollo è possibile avere l'ora con una precisione, si dice, di 200 millisecondi. Io in realtà ho una risoluzione di un secondo, quindi il risultato che ho ottenuto è che questo tempo è visualizzato con un'accuratezza di più o meno un secondo, che mi sembra più che sufficiente per i nostri scopi. Quello che vedete qua è l'errore tra l'orologio interno del telefono e l'ora esatta atomica. L'ora che vedete sopra invece è proprio quella esatta, già corretta. Detto questo, i campi sotto li scorriamo velocemente e cito solo i più importanti. Ci sono le coordinate geografiche del luogo. Uno dei sensori che è presente su un dispositivo di questo tipo è un GPS. Quindi se il GPS riesce ad agganciarsi, in questo caso non ci riesce, ma se riesce ad agganciarsi, latitudine e longitudine che vedete è quella ottenuta dal GPS con la sua precisione. Se non c'è il GPS, il dispositivo si aggancia, cioè ricava la sua posizione tramite la rete telefonica, e l'errore risultante è molto più elevato. Però questo errore scende a pochi metri nel caso del GPS. A questo punto abbiamo tutte le informazioni per poter tirare fuori le effemeridi solari. Allora, prima cosa possiamo dire qual è, calcolare qual è la differenza, l'errore dovuto alla differenza di longitudine tra la nostra longitudine e quella del fuso orario di riferimento. Possiamo calcolare l'equazione del tempo e da questi valori possiamo calcolare il tempo medio locale, il tempo solare locale,
il tempo solare del fuso. Come vedete, questi valori si aggiornano in tempo reale, agganciati a questo istante del temporale. Dopodiché abbiamo le effemeridi solari vere e proprie, quindi le coordinate solari in coordinate eclittiche, equatoriali, altazimutali, e poi abbiamo informazioni di alba, tramonto, ora del transito, quindi del mezzogiorno locale, e le ore di luce nella giornata. Andando avanti abbiamo l'indicazione di ora italica babilonese temporale corrispondente all'ora attuale, parametri che ci possono essere particolarmente utili se vogliamo verificare un orologio solare, verificare il funzionamento. Chiude questa pagina la rassegna delle ore delle preghiere islamiche corrispondenti alla giornata odierna, che possono di nuovo essere utili per affrontare e confrontarsi con un orologio solare ad ore islamiche. Tutto questo, abbiamo detto, viene aggiornato automaticamente sulla base dell'ora che avanza. Naturalmente può essere utile sapere, conoscere questi parametri in corrispondenza di un istante diverso, per cui è possibile fermare questo avanzamento automatico. Vedete che ora il tempo è scritto in rosso per evidenziare che non è aggiornato, e dopodiché sempre dal menu è possibile andare in questa maschera, in questa finestra dove si possono impostare ora, data, e non solo da quest'altra opzione di menu andare ad impostare la posizione. Quindi vuol dire che possiamo impostare qualunque posizione sulla Terra in coordinate latitudine e longitudine, qualunque ora, qualunque data dell'anno, e calcolare tutti i parametri solari per quell'istante. Ho detto che questi tipi di dispositivi hanno molti sensori. Uno è il GPS, però in realtà all'interno di questi dispositivi ci sono anche altri sensori che ci possono servire. In particolare ci sono dei sensori magnetici e degli accelerometri. Questi sensori permettono all'app, a un programma, di capire qual è la posizione nello spazio di questo dispositivo. Posizione nello spazio significa sia orientamento rispetto al norma, sia anche inclinazione e declinazione di questo oggetto. Di conseguenza viene spontaneo pensare di calcolare declinazione e inclinazione dell'oggetto, e quindi andare a raffigurare su questo display l'orologio solare, così come verrebbe fuori su una parete disposta in questo modo. Per fare questo accediamo di nuovo al menu, scegliamo meridiano. Adesso vi devo raddrizzare l'immagine. E siamo rovinati, dobbiamo rilanciare il programma, scusatemi. Ok, adesso voi state vedendo un orologio solare orizzontale, perché ho posizionato questo dispositivo in modo orizzontale. Vedete delle oscillazioni, perché purtroppo i sensori che sono all'interno di questo dispositivo non sono molto precisi. Anche se io ho messo un filtro sulle letture, comunque c'è del rumore nella lettura, quindi lo vedete ballare. Su altri dispositivi, come un tablet che ho con me, che se volete poi vi faccio vedere, le letture sono più precise e più stabili. Quindi dipende anche da dispositivo a dispositivo. L'immagine che vedete può essere zoomata con due dita, posso restringerla, posso allargarla, posso spostarla. Ma la cosa più interessante è che è possibile, muovendo il dispositivo, andare a
cambiare la posizione del piano su cui viene rappresentato questo orologio. Per cui, ad esempio, io adesso ho inclinato il dispositivo, mi avvicino ai 45 gradi di inclinazione e ottengo, sposto al centro se riesco, ottengo un orologio polare. Continuo a inclinare, aumento l'inclinazione, ho ottenuto un orologio verticale. Adesso in realtà sono girato al contrario per voi. Dovrei mettermi in questa posizione. Cerco di fare tutto con una mano, non è facile. E dopodiché ovviamente posso andare a scegliere tutte le altre posizioni. Questo è un orologio occidentale, ho toccato un tasto. Questo è l'orologio orientale e così via. Questo, se riesco, è un orologio equatoriale. Insomma, posso disporlo come voglio e visualizzare quello che sarebbe l'orologio rappresentato su quella superficie. Superficie i cui parametri sono rappresentati in alto a destra, dove potete leggere inclinazione e declinazione. Vedete anche rappresentata in tempo reale sulla meridiana, sull'orologio solare, la posizione simulata dell'ombra corrispondente all'ora e alla data attuale. Sarebbe bello che i sensori presenti su questo tipo di dispositivi fossero così precisi da dare delle indicazioni abbastanza affidabili, perché questo vorrebbe dire che appoggiando sul muro questo telefono io potrei andare a leggere inclinazione e declinazione, magari potrei schiacciare un pulsante dedicato e far generare un PDF corrispondente all'orologio che voglio. Cioè, a qualcuno non piacerà, però ad altri potrebbe essere molto comodo. Non è così per i motivi che vi ho detto prima, perché i sensori sono troppo imprecisi. Un'altra possibilità che dà questa app è questa, che è una cosa che già esiste nei programmi orologi solari, ed è quella di rappresentare su un diagramma azimut elevazione i percorsi del Sole corrispondenti al posto in cui siamo, che è stato misurato dal GPS, far vedere la posizione del Sole in questo momento e poi, sempre misurando declinazione e inclinazione di questa superficie, andare a rappresentare su quel diagramma quali sono le zone che saranno illuminate dal Sole e quali saranno all'oscuro. Quindi in questo caso mi sono girato verso ovest, quindi tutta la parte del mattino non può essere illuminata. Al contrario, se mi giro verso est. Cosa che può anche essere utile per altri motivi, per andare a stimare qual è l'illuminazione di una superficie qualunque per altri motivi, non solo per motivi mnemonici. Naturalmente la linea dell'orizzonte, che è quella orizzontale in basso, è quella dell'orizzonte teorico, perché qua non si tiene conto di profili di montagne, ostacoli e altro. Vi posso ancora fare vedere che esistono tutta una serie di opzioni che possono essere usate per personalizzare la app sotto diversi aspetti, e poi esistono tutte delle pagine di help che spiegano sezione per sezione come funziona l'app e come può essere usata. Se c'è ancora tempo vi faccio vedere come questa app può essere procurata. Questa app è disponibile gratuitamente sullo store di Google, che si chiama Play Store. Quindi se andate su Play Store e fate una semplice ricerca e come nome di ricerca mettete ad esempio Casa Legno, trovate Sole Tumbra, che è il nome dell'app. Dopodiché
perché io ce l'ho già installata, quindi ho i pulsanti apri e disinstalla. Per uno che non ce l'ha installata ci sarà il pulsante installa, l'app è gratuita, basta cliccare su quella, viene installata, dopodiché compare tra tutte le altre app installate sul dispositivo. Questa app dovrebbe girare su tutti i dispositivi Android, e dico dovrebbe perché io ho potuto testarla su questi due dispositivi, il telefono che avete visto e questo tablet. Vi faccio vedere velocemente. E su questo tablet sono in contatto con persone che l'hanno usato, l'hanno installato su altri dispositivi. Fino adesso ho l'esempio di un dispositivo che è un Acer, su cui non tutte le funzionalità funzionano, e devo ancora scoprire perché. Anche questo lo sa. Allora, l'iPad non ha un sistema operativo Android, ha un sistema operativo iOS di Apple. Quando ho dovuto fare la scelta di dove lavorare, ho scelto Android per diversi motivi. Il primo motivo è che Android copre attualmente più del 60% del mercato mondiale dei dispositivi mobili, mentre invece Apple ne copre il 20-25%. Lo sviluppo dell'applicativo per Android si può fare su un PC Windows, Linux, su un Mac, mentre invece per sviluppare applicazioni per il mondo Apple bisogna obbligatoriamente usare il Mac. E l'ambiente di sviluppo in questo caso è gratuito, nel caso di Apple bisogna pagarlo. Quindi mi sembrano già sufficienti condizioni per spiegare perché ho scelto questo. Quindi non è trasportabile pari pari nel mondo Apple, bisognerebbe svilupparlo appositamente. Tutti gli smartphone Samsung hanno Android, sì. Per adesso, perché poi Samsung ha perso l'azione legale contro Apple, e quindi in futuro non si sa, però per adesso è così. Fabio, vediamo poi. Ok, è tutto.